La mia tarte tiramisù, tutto il gusto classico in una forma davvero speciale. Partiamo dalla pâte sucrée. Burro morbido. Zucchero a velo, sale. Adesso cominciate a lavorare con la foglia in planetaria come sto facendo io, oppure va benissimo, ciotola normale, una bella spatola. Dobbiamo semplicemente solo dopo aggiungiamo i tuorli a filo. Finiamo con la farina di mandorle e l'amido di mais. Lavoriamo sempre con la foglia in planetario oppure con la spatola per massimo un minuto e mezzo, vedete che si formerà subito la frolla. Fermatevi per non farla scaldare. Pronta e la stendiamo tra due fogli di carta da forno. Adesso andiamo in frigorifero. Frolla riposata. Prepariamo il guscio. Prendete una teglia, foderatela con carta da forno, in questo caso ho usato un tappetino microforato, mettete l'anello, la base che abbiamo realizzato con la pâte sucrée, adesso fate due strisce della stessa altezza dell'anello e foderate i bordi. Io sto utilizzando uno stampo da 24 cm alto 5 cm. Foderate bene i bordi e fate aderire con la base, mettete anche l'altro. In questo caso vedete c'è della frolla che cede, voi tagliatela con il coltello e unite i bordi. Infine, eliminate la frolla in eccesso. Adesso la mettiamo in frigorifero e poi in forno. Cottura, forno ventilato, 160 gradi per 30-35 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare bene lo stampo prima di estrarla. Per la crema al mascarpone, i tuorli, il zucchero, l'amido di mais, la vaniglia. Rimettiamo in pentola. Riportiamo sul fuoco. Cuocete a fuoco medio per 2-3 minuti finché non si forma una bella crema. Crema pronta, la mettiamo in una ciotola. Mettiamo in ammollo la gelatina nell'acqua fredda. Sciogliamo la gelatina ammollata. Copriamo con la pellicola e lasciamo intiepidire. Ovviamente nel tiramisù non può mancare il mascarpone. E lo montiamo con la panna.
Eccola. Aggiungiamo la crema tiepida. Mescolate bene con una spatola dal basso verso l'alto con pochi movimenti ma decisi. In questo modo non smonteremo la panna. Guardate che bella, una bella crema al mascarpone spumosa. Adesso assembliamo. Crema sulla base. Savoiardi inzuppati. Finite con dei spuntoni di crema, distribuiteli bene su tutti quanti i savoiardi in questo modo e poi vi armate con una bella spatolina. Dobbiamo lisciare bene in modo da coprire i savoiardi ma avere una superficie non troppo spessa. E adesso è il momento della decorazione. Io ho voluto ricreare i fiori che mi piacciono molto nelle torte, quindi ho utilizzato un beccuccio petalo facendo prima lo la parte centrale, poi ogni singolo petalo in questo modo. Voi comunque, se non siete molto pratici oppure non avete questo beccuccio, potete utilizzare il classico beccuccio tondo. Fate dei spuntoni uno vicino all'altro e sarà bello lo stesso, quindi potete sbizzarrirvi come vi pare. Io ho utilizzato questo metodo qua perché la crema si presta molto bene e l'effetto è un effetto fiore. Ovviamente finiamo con il cacao. Ragazzi, ecco la mia tarta tiramisù. È tutto il gusto del tiramisù, quello classico, ma in una maniera più moderna, diversa, come piace a me. Sapete che io lo faccio sempre in tutti i modi. Al taglio, eccolo qua. Alla fine vi faccio vedere anche bene com'è all'interno e io vi ringrazio davvero come sempre per aver visto questo video e se vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi i successivi.